Io rompo il culo al medico se non mi vende i pezzi. L'antibiotico lo deve ordinare anche per un po' di tosse, se no i conti non tornano. È facile scoprire se non lo fa, mica mi posso fidare solo delle sue belle promesse dopo che gli ho già regalato un cellulare. Allora, vado dal farmacista vicino al suo studio, lo prendo in disparte e gli chiedo quante scatole il dottore ha venduto nell'ultimo mese. Se ha fatto il furbino, lo sgrido: oh dottore, non andiamo bene così, eh? E lui diventa rosso, poi però si incazza col farmacista. Sì, sul contratto faccio l'informatore scientifico, uno che dovrebbe spiegare a cosa serve la telemedicina, la posologia, gli effetti collaterali sul paziente, le novità se ce ne sono e basta, basta, ok? Nei fatti però, che mi piaccia o no, sono un venditore, solo un venditore. Ti fissano degli obiettivi di vendita ogni mese sempre più alti, è un sistema al rialzo, capisci? Il capolavoro mi controlla, sempre col fiato sul collo, mi chiama a qualsiasi ora. Per stare calda ho adottato un metodo, al telefono faccio il brillante, dico va tutto benissimo, così almeno toglie l'attenzione su di me. La morsa è terribile, il 28 del mese arrivano i dati delle vendite, il 25 già stai male, sì perché magari tu cresci nella tua zona, ma a livello assoluto in Italia quel farmaco viene venduto di meno, è un casino, io la soffro questa roba qua, sono stufo, non ce la faccio più, anche i miei colleghi non ce la fanno più. Più vendi e più guadagni. Lo stipendio base è 1.700 euro al mese, ma in 4 mesi può arrivare anche a 5, 6, 7, 8.000 euro di premi. Se però in riunione osi fotografare le slide dei premi, ti ordino di cancellare subito la foto. Vedo 10-12 medici al giorno. In teoria non posso incontrare lo stesso più di 4-5 volte all'anno, in pratica non è mai così. Alcuni li incontro tutti i mesi. Entro da lui e gli chiedo: che posso fare per te? C'è quello che vuole in cambio i soldi, un tot al pezzo. Altri vogliono i regali: PC, iPhone, l'orologio, gli occhiali griffati, il frigorifero. Cioè, qualcuno mi dice anche: guarda, mia moglie si è rotta la lavatrice, provvedi tu. A me non è mai capitato che il medico si tirasse indietro. So anche di storie di informatrici donne che la danno gratis al medico. I soldi che l'azienda tira fuori per i regali, le camere d'albergo, la spa, non sono tracciabili, è tutto in nero. Non risultano nel bilancio della ditta. Vai dal ristoratore amico, ti mette una fattura di 700 euro per una cena aziendale, in realtà non c'è mai stata. Oppure ti fa un piacere l'hotel, anche qui, riunione, un pranzo inesistente e fattura da 1.000 euro. Se qualcuno fa la cavolata di fatturare l'iPhone è rovinato. La stessa cosa vale per i congressi, devono essere in una località super figa, Costiera Amalfitana, Spoleto, San Gimignano, Argentario, oppure all'estero, Washington, San Francisco, Istanbul e così via. I medici decidono in base alla meta, se io propongo Barcellona, il collega prima di me in Monaco, dove lui è già stato, anche se è confermato, cancella dal calendario l'appuntamento e si prenota per Barcellona. Il contratto è una fregatura. Quando ho iniziato questo lavoro non potevo immaginare che sarei stato obbligato a fare certe cose. E comunque il pesce puzza dalla testa, l'informatore è solo un soldatino.